Mi presento brevemente, io sono un fisico, socio fondatore della Promete SRL, che è una spin-off del CNR fin dal 1997, quindi mi occupo in pratica di trasferimento tecnologico e innovazione, una società totalmente privata, una microimpresa. Poi sono socio fondatore con Promete di Pandora TV e ho scritto diversi articoli scientifici su riviste internazionali di fisica e abbiamo alcuni brevetti industriali. Ho fondato e sono membro della segreteria di Alterlab, che è un'associazione, un laboratorio per l'alternativa politico-culturale. Ho fondato anche l'associazione Altanur, con cui ho organizzato per molti anni un evento che si chiamava Le Connessioni in Attese, che si ispirava appunto all'espressione di Poincaré di cui parlavo stamattina. Poi sono membro del comitato scientifico di un paio di conferenze internazionali, però vedrete, adesso vi dirò una mia tesi che in qualche modo è parzialmente dimostrata in due miei saggi, da lì poi mi è venuta tutta, diciamo, il fatto che per me è importante questo che vi voglio esprimere, cioè il fatto che mi è capitato di scontrarmi con la cosiddetta fusione fredda nel 1995 e cominciai ad accumulare un sacco di informazioni su questa tematica, tanto poi da scrivere un saggio sull'argomento. Ancora adesso questa tematica viene considerata una cosa non scientifica da molti, questa è nel mainstream. Dopo alcuni anni ho scritto un altro saggio che si chiama, allora quello si chiamava Fusione Fredda, Moderna Storia di Inquisizione e d'Alchimia. Poi dopo alcuni anni ho scritto un libro sull'acqua che si chiama Aqua, le mirabolanti avventure dell'acqua elettromagnetica. Non ricevo, diciamo, royalties, quindi ne posso parlare liberamente. E diciamo, è da questi due saggi, poi volendo si può approfondire il perché di quello che dirò dopo, anche le intersezioni di cui parlerò dopo. Poi ho scritto anche un saggio sul trasferimento tecnologico, perché è diciamo, il mio lavoro sostanzialmente. Allora, qual è il punto su cui, qual è il titolo del mio intervento? È Tabù del XXI secolo nel mondo occidentale. Quindi, in pratica voglio ripetere il concetto legato a questa cosa. Prima di poter essere in grado di comprendere la transizione, si tratta di capire dove siamo. L'esplorazione della configurazione del territorio è ovviamente propedeutica alla possibilità di disegnare la mappa su cui poi elaborare il cammino. È ovvio che se non conosciamo abbastanza bene il contesto in cui agiamo, le conseguenze delle nostre azioni non solo difficilmente permetteranno la realizzazione del principio del diritto dell'uomo alla felicità, di cui oggi si è parlato, che molti non ricordano che è stato coniato 3 secoli fa dal giurista e filosofo napoletano Gaetano Filangieri, ma potranno soltanto essere pericolose per la nostra stessa sopravvivenza come individui e come specie. Allora, la tesi è questa, molto sinteticamente. Premesso quanto sia attualmente difficile anche soltanto riuscire a discutere liberamente di idee alternative, ovvero non allineate, come è uscito fuori più volte oggi, assunta la pletorica, ingombrante, intensa e numerosissima presenza di informazioni posticce, copie, specchietti per allodole, nonché il rumore bianco opportunamente generati e propinati alle masse, si propone l'individuazione dei numerosi argomenti tabù e fatti dannati, nonché l'individuazione di numerosi metodi di condizionamento e suggestione e di persuasione, diversione di massa e delle connessioni fra essi. Qual è il metodo che propongo? Un metodo che si potrebbe chiamare di sottrazione e calcolo. Ci si prefigge lo scopo di delineare i confini e i limiti imposti per orientarsi nella direzione proibita tramite sottrazione delle numerose direzioni imposte, in modo da evidenziare quelle regioni della conoscenza volutamente escluse dalla percezione dei più, grazie a una sorta di operazione di calco delle regioni vuote, che è l'informazione sensibile, permessa dall'individuazione del pieno, ovvero la disinformazione che le circonda. Anche la sola individuazione degli argomenti tabù e di tutte le loro spesso inusitate e numerosissime intersezioni è notevolmente preziosa e assolutamente non banale. Ciò può aiutare a capire gli steccati con cui i padroni universali provano, con maggiore e minore successo, a limitare la libera evoluzione e capacità di cooperazione dei popoli. Si possono comprendere, dunque, quali siano le conoscenze divenute appannaggio dell'apparato di oppressione già attivo e in corso di attivazione.
Si tratta di conoscenze sottratte per decenni a tutti quegli ambiti che ai popoli e alla loro evoluzione, benessere e indipendenza avrebbero fortemente giovato. Nei miei due saggi di cui vi ho accennato si parla di due argomenti, la fusione fredda, di cui poi sentiremo anche dopo, che è una fonte di energia, ma fa capire anche i meccanismi di funzionamento della natura, non è soltanto una fonte di energia. E nell'altro saggio, l'acqua, diciamo, si parla di nuove proprietà che si stanno capendo dei liquidi, dell'acqua liquida, e come questo vada a intersecarsi con la biologia e con i campi elettromagnetici. E anche questo argomento è stato reso tabù. In ambedue i casi ci sono dei motivi. Nel caso della fusione fredda, motivi militari, è stato evidenziato da molti anni che ci sono dei motivi militari legati alle armi a fissione, che possono probabilmente funzionare senza avere necessità della massa critica, di raggiungere la massa critica. Nel caso dell'acqua ci sono, ovviamente, con certe frequenze si può agire sia in bene che in male sui sistemi biologici. Quindi motivazioni ci sono per evitare questi due argomenti e ci sono anche le intersezioni. Cioè, ci sono la nuova fisica che ha capito dei meccanismi di base, di auto-organizzazione della materia, che non si vuole. Che per i motivi che abbiamo detto, ci sono sicuramente questi motivi, che non si vuole che diventino conoscenza popolare. Ovviamente tutto questo è di una gravità e pericolosità estrema. Quindi concludo qui perché poi non c'è modo. Grazie.